Allora, la situazione è estremamente preoccupante per due ordini di motivi. C'è un motivo immediato dove ci sono dei ragazzi che soffrono lo spostamento in varie parti del comune per l'aula, per l'anno in corso. E addirittura mi risulta che in alcune classi sarebbe anche derogato il limite minimale, la dotazione minimale di spazio che deve assicurare una scuola agli alunni. E poi l'altra questione è che questi lavori che sarebbero iniziati, come vedete alle mie spalle, ma in realtà sembra che stanno in una fase molto iniziale, hanno una tempistica che potrebbe non essere per niente pertinente con quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre il tipo proprio di lavorazione, perché si parla di sostituzione edilizia, quindi si immagina un abbattimento e una ricostruzione. Anche agli occhi miei, guardando questi edifici che non sembrano star così male, diciamo così, forse secondo alcuni comitati varrebbe la pena rivedere il tipo di intervento. Per questo motivo gli stessi comitati hanno chiesto un incontro a sindaco, al comune. È auspicabile che il comune faccia questo incontro per ascoltare quantomeno e trarre le dovute conseguenze, perché è vero che questi fondi vengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che abbattere e ricostruire da un edificio nuovo, ma è pur vero che questi soldi devono essere spesi bene e può darsi che serva un altro tipo di intervento che non l'abbattimento e la ricostruzione. Allora, noi abbiamo presentato come forza politica, attraverso l'ascolto del gruppo territoriale di Benevento, della già senatrice Daniela De Lucia, un'interrogazione a risposta scritta, e nemmeno a farla apposta la visita ispettiva è partita il giorno dopo che è stata pubblicizzata l'interrogazione. Quello che noi faremo, e quindi non so il governo cosa farà, quello che noi faremo come attività parlamentare sarà quella di aspettare la risposta e richiedere un incontro al Ministero dell'Istruzione per capire realmente come stanno le cose, anche perché, ripeto, ho dei dubbi sulla natura proprio anche tecnica, secondo anche quello che mi dicono alcuni colleghi ingegneri che stanno nei comitati, cioè è questo il tipo di intervento che serve in questo caso o basterebbe farne un altro più celere spendendo meglio i soldi e meno soldi?